Ancora paura, ancora un attacco terroristico che colpisce il cuore della Gran Bretagna, Londra. Questa volta però non c'entra lo jihadismo islamico, non c'entra l'ISIS. A guidare il furgone che ieri, poco dopo la mezzanotte, ha travolto diverse persone di fronte alla moschea di Seven Sister Road, nella zona di Fishbury Park, era un uomo bianco di 48 anni, che prima è stato bloccato da alcuni cittadini presenti e poi arrestato dalla polizia. Secondo diversi testimoni oculari avrebbe gridato «Uccido tutti i musulmani». Forse si tratta di un atto deliberato, una folle vendetta per gli ultimi attentati terroristici di matrice islamica che hanno sconvolto il Regno Unito. Le modalità dell'attacco sono del tutto simili proprio ai recenti attentati dello Stato Islamico in Gran Bretagna e in altre capitali europee. L'uomo alla guida del furgone si sarebbe lanciato a tutta velocità contro i fedeli che erano appena usciti dalla moschea dopo le preghiere per il Ramadan. Un morto e almeno 8 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni, questo è il bilancio provvisorio. In questa fase iniziale non ci sono altri sospetti, oltre l'uomo fermato e ora piantonato in un ospedale della capitale inglese. Tuttavia l'indagine continua, scrive su Twitter la Metropolitan Police di Londra. Una precisazione che arriva puntuale dopo la pubblicazione da parte di alcuni media britannici di testimonianze che raccontavano invece di altre persone coinvolte nell'attacco, almeno 2, fuggite dopo lo schianto del furgone. Intanto diversi siti web jihadisti, dando la notizia dell'accaduto, stanno spronando alla reazione tutti i musulmani che vivono in Occidente. Scendete nelle strade e reagite, questa è la spaventosa esortazione che potrebbe aprire la strada a un pericolosissimo circolo vizioso.